piccola introduzione. E innanzitutto buongiorno e grazie di aver partecipato. Un attimo, mi perdoni se la interrompo. Dottoressa Orsi, siccome lei è col telefono, lei dovrà tenere l'audio del telefono mutato quando lei non parla, perché sennò si sente questo rimbombo, è perché la voce del dottor Sorbi arriva al suo telefono e lei dal suo telefono la rimanda a quella del dottor Sorbi e la rimanda indietro. E fa una sorta di effetto domino, diciamo. Stessa cosa, quando dottoressa Orsi sarà lei eventualmente a parlare, dovrà ricordarsi di abbassare il... no, niente. Dovrà banalmente, il dottor Sorbi dovrà ricordarsi di abbassare l'audio. Abbassare l'audio. Ci siamo? Grazie. Diciamo che era tutta un'altra platea quella che noi volevamo, ma purtroppo il perdurare di questa pandemia ha impedito momenti di confronto e speriamo che gli altri confronti siano possibilmente spostati a quando ci sarà la possibilità di parlare di persona, perché come voi notate oggi mancano i rappresentanti delle forze dell'ordine che sono importanti per questi confronti che riguardano la sicurezza stradale. E di ciò mi dispiace molto, ma sono impegnati, come voi potete capire, come il 118, la direzione che ci ha scritto, che non poteva partecipare perché, come potete immaginare, sono impegnati, diciamo, in altre faccende affaccendati. Quindi però, insomma, per Bologna abbiamo voluto continuare e quindi ancora un grazie per la vostra presenza. Diciamo che è un momento molto particolare, come diciamo prima, questa campagna del Fair Play, noi abbiamo iniziato nel 2019 e che già allora si vedeva quanto gli utenti della strada, tutti gli utenti della strada, praticamente mancassero di una convivenza civile in certi frangenti e in particolare in questo periodo purtroppo cresce, poi casomai sentiremo anche il vostro parere, un nervosismo stradale che porta anche le forze dell'ordine ad essere, diciamo, in qualche maniera mal sopportate. E quindi è necessario che noi, anche se lo facciamo, come ho detto prima, in questa sede, facciamo finta che ognuno di voi che ci sta ascoltando e vedendo possa essere da sentinella per portare, diciamo, nelle scuole, non vedo ancora la dottoressa Ferroni, che è una nostra grandissima collaboratrice e che ha nell'Istituto Sertieri, come sappiamo, a Bologna un campo prova a disposizione di tutti i cittadini. Questo campo prova, non so se voi ne sapevate dell'esistenza, è uno dei 9 campi prova che la Regione ha istituito per dar modo. Praticamente abbiamo un circuito che simula la strada e quindi con tanto di... la televisione italiana ha ripreso anche un giorno questa simulazione di strada con semafori, passaggi pedonali, insomma tutto quello che può interessare, diciamo, chi per la prima volta si mette alla guida, ma anche per la seconda volta. Quindi il senso di questa campagna deve essere quello di cercare di dare un contributo a quello che una volta veniva chiamato il fair play. E ovviamente avete letto da tutte le parti che gli incidenti sono calati per quanto riguarda ovviamente il periodo di lockdown, ma appena è ripartito il semaforo verde sono ripartite le stesse cause dell'incidentalità, che seppur dimezzando in Emilia Romagna con 164 decessi sono andati molto provvisori di fronte ai 362 del 2019, hanno portato uguali modalità, delle quali la distrazione e la velocità sono le cause principali. Il Consiglio europeo, poi ve lo dirò dopo, finalmente io dico finalmente perché da anni suggeriva alcune cose, quest'anno è entrato pesantemente nella sicurezza stradale con alcune disposizioni
e mettendo sulla bilancia anche alcuni studi che sono stati fatti dall'Università di Oxford che riguardano il nostro caro, carissimo cellulare, di cui non possiamo farne a meno. Non possiamo farne a meno, si chiama nomofobia, questa, chiamiamola malattia, che ci prende sul fatto di averlo sempre in tasca, a portata di mano e a portata di occhio. Pensate un po' a cosa può succedere, ma è immaginabile. Poi, casomai, voi vedete tutti i giorni i giornali, leggete i giornali, possono accadere anche per un malore, per carità, però sono molti gli incidenti che accadono, diciamo, per distrazione. La Commissione Trasporti ha valutato nel 2016 l'80%, oggi siamo arrivati all'88% derivanti dalla velocità come concausa, ma la distrazione è la vera causa principale. Però io adesso ho parlato anche troppo, volevo sentire voi cosa ne pensate di questa campagna e di questo momento che noi stiamo vivendo. Voi siete gente che andate sulle strade e quindi la vostra testimonianza è molto importante. Poi ci avvaliamo anche di giornalisti che quindi vivono praticamente a livello mediatico quella che è la nostra, il nostro impegno, primo, la nostra mission che l'Europa ha spostato al 2030 come mission zero. E diciamo che c'è una mobilità dolce che sta avanzando, non scordiamocelo, abbiamo le piste ciclabili che sono aumentate dentro le città, abbiamo i monopattini che sono diventati, diciamo, il must, dando anche delle problematiche non piccole e a nostro parere poi mancherebbero dei regolamenti più seri, come per esempio il casco obbligatorio per tutti. Scusate la mia lunghezza, questo era quello che vi volevo dire come premessa, una premessa un po' lunga, dottoressa Gucci, ma dovevo farla. Presidente, grazie di questa introduzione. Allora, è vero ed è molto importante che l'Emilia-Romagna come regione abbia voluto impegnarsi già da diversi anni per promuovere maggiore sicurezza. I numeri di cui lei ci parla, già in apertura, così entriamo subito nel vivo, noi non solo come cittadini, ma anche come genitori, siamo terrorizzati da pensare che un 88% degli incidenti possa essere causato da distrazione. Pensando ai giovani, quello che lei diceva, l'utilizzo del telefonino, del mandare messaggini, perché i giovani si chiamano mandando messaggini, quindi guidano, mandano messaggini, macchina, monopattino, bicicletta, motocicletta, non fa differenza il mezzo su cui stanno viaggiando, ma mandano messaggini, e questo ci inquieta. Allora mi piacerebbe iniziare proprio con il nostro dottor Alessandro Rondoni, che è giornalista di diverse testate, per avere un suo punto di vista. Grazie Presidente, grazie Anna Maria, grazie Mauro, grazie a tutti voi. Sì, sicuramente in questa pandemia, dove il tema della salute e della sicurezza in senso ampio viene manifestato ampiamente, noi dobbiamo partire dal fatto che siamo sulla stessa barca. Oggi possiamo dire siamo sulla stessa strada. Quindi questo senso di comunità, che speriamo essere migliore dopo la pandemia, non tornare come prima ma essere migliori, parte proprio dalla percezione che abbiamo di noi singoli cittadini come comunità. Se vogliamo fare comunità, cominciamo a fare sulla strada, dove individualmente guidiamo ma siamo insieme ad altri, condividiamo la strada con altri. Abbiamo bisogno di un nuovo senso civico, dobbiamo ricostituirlo in tanti campi della vita sociale. Credo che il primo segno sia quello, uso una parola un po' difficile, ma l'ho sentita ripetere dal cardinale Zuppi alle vittime della strada recentemente in cattedrale San Pietro a Bologna: ci vuole gentilezza sulla strada. Essere gentili non è una forma enfatica o desueta. Essere gentili vuol dire essere rispettosi di sé e degli altri. Incominciando appunto dall'uso degli strumenti che ahimè ci connotano nell'iperconnessione. Non nascondiamoci che, essendo ormai costantemente ipercollegati per lavoro, per esigenze familiari, sociali, noi rischiamo veramente di essere cattivo esempio per i giovani. Quindi partiamo da noi: quando guidiamo non facciamo vedere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai vicini che abbiamo, l'uso del cellulare, ma chiediamo a tutti, cominciando dalle istituzioni, e qui applauso alla Regione e all'Europa, all'Italia, che si stanno impegnando, anche se abbiamo una mortalità ancora ampia, e quindi dobbiamo capire
che l'educazione stradale, l'educazione che parte dalle famiglie, dalle scuole, dalle realtà partecipate, ecco, l'educazione è il tema principale che porta alla prevenzione, ma partendo da un io che diventa un noi, perché se non c'è questo, l'individualismo ci porta in maniera sfrenata a concepirci padroni della strada. Faccio anche un esempio di vita vissuta. Io nella mia famiglia abbiamo perso una ragazza di 20 anni che è morta sulla Cervese, una strada che da Forlì va a Cervia, nel 72. Questo lutto ha provocato, a parte il dolore ovviamente, ma una riflessione pesante sull'uso dell'auto, dei giovani all'auto. È possibile che dei giovani abbiano delle cilindrate, allora parliamo del 72, poi la cosa è evoluta, delle cilindrate alte. E guardate che oggi si dice, il linguaggio giornalistico su questo è tremendo, che diamo ai giovani dei cellulari come fossero delle Ferrari. Quando si dice attenzione l'uso dei cellulari, altro tema delicatissimo che vedete anche sulle cronache. Poi un tema tutto giornalistico, questo lo dico per rispetto sempre a chi ha subito dolori che ahimè sono poi la cartina tornasole che fa partire una coscienza civile maggiore. Schianto, muore giovane, anche oggi nella cronaca di oggi è successo in autostrada vicino a Rimini, schianto, muore giovane, ma noi giornalisti come raccontiamo l'incidente? Lo raccontiamo solo per fare sensazione, ahimè drammatica, e ci vuole anche quella per alzare il tasso di attenzione pubblica, ma di un giovane che muore raccontiamo solo che si è schiantato sul guardrail? Alla famiglia che legge, alla comunità che legge di quella vittima, che cosa rimane? Ma che cosa rimane in termini di prevenzione, educazione, a parte la terribile notizia che fa clamore e quindi crea anche una forma di deterrenza per quanto è possibile? Si può raccontare di più e meglio? E quando succede che la cronaca porta a queste notizie, noi come possiamo da giornalisti non fermarci al sensazionalismo, ma portare dati, portare conoscenza, portare anche il rispetto che si deve non solo alle persone, ma a chi viaggia sulla strada. È vero, ultimamente abbiamo viaggiato tutti di più sulle strade, io cerco di prendere il treno il più possibile, i mezzi pubblici, ma dovendo per lavoro anche trasferirmi in questo periodo, ho notato una certa aggressività, non solo, come diceva il Presidente Mauro, c'è ancora abbastanza nervosismo, ma parlai di aggressività. Parlo del mezzo più grande verso il mezzo più piccolo, che sia l'auto articolato verso l'auto, ma poi succede a cascata verso il monopattino nel tessuto urbano. Quindi il più grande mangia il più forte sempre. E questa è una legge della giungla, non può essere certamente. Questo però implica anche un cambiamento nelle norme, cambia anche l'uso delle strade. L'autostrada, ormai siamo obbligati a superare il terzo corsia e l'aspetto della velocità massima e la velocità minima, e quindi c'è un capovolgimento dei connotati. Concludo dicendo che, e lo riprendo sempre da questa formula un po', se volete, provocatoria della gentilezza, che se manca il senso della comunità, e quindi in questo senso ben vengano tutte le iniziative a livello scolastico, anche quelle che ho sentito citare prima, che provocano dall'inizio un riappropriarsi del noi. Ma questo lo dobbiamo fare noi adulti, perché noi adulti stiamo dando un esempio di individualismo sfrenato, cerchiamo di cavarcela da soli, di essere noi sempre e comunque protagonisti del nostro risultato. È una comunità che riesce a garantire a tutti le proprie libere individuali capacità, ma anche ad essere insieme. Ecco, quando siamo sulla strada siamo insieme, è il momento più visibile dell'essere comunità. Allora su questo dobbiamo lavorare molto, e anche l'informazione deve fare la propria parte. Grazie dottor Rondoni, ha fatto una rappresentazione molto emozionante, veritiera, profonda, ma è facile, perché in fondo il suo discorso parte da un concetto importantissimo, soprattutto come trasferire ai giovani il concetto che fra io e noi c'è una N in più e un'inversione di lettere. Questo credo sia il progetto con cui la Regione Emilia-Romagna ha pensato di iniziare questo progetto di guida sicura e consapevole. Naturalmente ci troviamo a vivere un periodo storico inimmaginabile. L'avessimo visto in un libro che si rifà a un testo
in un film che si rifà a un testo di Asimov avremmo detto, diciamo, esagerato, diciamo, che vai a pensare. Invece questo senso di comunità si pensava che potesse portare ad un maggior rispetto reciproco. Abbiamo visto, ci ricordiamo tutti, le persone sui balconi, no? Perché questa chiusura forzata e forzosa ci ha fatto riscoprire uno stare insieme nuovo e diverso. Abbiamo visto persone che nei condomini, anche sbagliando, si ritrovavano nelle terrazze comuni per condividere momenti, però ci dice il presidente Sordi che appena siamo rimontati in macchina ritorna l'aggressività e il noi torna a essere io, quindi io il mezzo più grosso, quindi ti supero. Però dobbiamo anche valutare in questo scenario che non c'è soltanto il più grosso che è prepotente nei confronti del più piccolo, perché viaggiare in autostrada oggi significa affrontare con delle macchinette una quantità di camion impressionante, ma il povero pedone oggi deve anche sopravvivere con i monopattini, cioè c'è anche una nuova cultura, cioè questa mobilità che il presidente Sordi ci definisce la mobilità dolce, non è poi così dolce, perché gli incidenti sui monopattini sono tanti, sono frequenti. E questo per noi è un altro aspetto che dobbiamo approfondire. Avrei piacere però di sentire anche il dottor Caprotti, che dovrebbe essere con noi, per avere un suo punto. Ecco, dottore, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Mi presento, sono Alberto Caprotti, lavoro al Quotidiano Avvenire da 30 anni. Sono inviato speciale per la sezione economia e curo in particolare le pagine motori del giornale. No, mi colpiva che nel tema della giornata che state discutendo si parla di educazione alla sicurezza stradale, ma è la parola decisiva. Cioè parliamo di educazione a come stare sulla strada, ma io parlerei di educazione in generale, nel senso che se non si insegna prima di tutto il rispetto di sé e il rispetto degli altri, è inutile poi parlare di come ci si comporta in strada. Io trovo che il decadimento generale e la recrudescenza che abbiamo sentito del modo di stare sulla strada va di pari passo con il decadimento dell'educazione in generale, quindi purtroppo non sono molto ottimista, mi spiace dirlo. E non essendo ottimista sul fattore educazione, credo che ci siano due grandi macro temi da affrontare per cercare di risolvere un po' questo problema, che sono la prevenzione e sono la repressione, che è una brutta parola in sé, però direi che va affrontata, perché le cifre che abbiamo sotto mano ci parlano di una pandemia grave quasi come quella creata dal Covid, nel senso che gli incidenti stradali sono una pandemia purtroppo che non si esaurisce con il ritrovamento di un vaccino, ma che continua finché non si trovano delle contromosse importanti. I numeri sono in calo soltanto perché il lockdown ovviamente ha creato la riduzione o addirittura l'eliminazione totale del traffico per alcuni mesi, ma gli ultimi numeri verosimili, quelli del 2019, dicono che il calo è stato molto limitato. Io addirittura guardo i dati qui davanti a me, che in 43 province italiane il numero dei morti sulla strada nel 2019 è addirittura aumentato. C'era un grande obiettivo europeo di arrivare negli ultimi 10 anni a un calo del 50% dei decessi. In realtà l'Italia la diminuzione è soltanto del 23%, quindi siamo ancora lontani dagli obiettivi. Senza pensare, o al di là della drammaticità della cifre da un punto di vista di perdite umane, anche i costi sociali che comporta l'incidentalità. Anche qua ho dei dati
pazzeschi. Pensate che soltanto a Roma e a Milano i costi sociali degli incidenti stradali incidono per 1.326 e 1.073 milioni di euro. E sono cifre assolutamente allucinanti. Quindi torno al discorso di prima. Prevenzione e repressione. Si può fare qualcosa? Secondo me la risposta è sì. Iniziando, secondo me, dai controlli sulla strada. Mi spiace che non ci sia adesso presente nessuno delle rappresentanti delle forze dell'ordine, come è stato detto, perché anche qua i numeri non dicono sempre tutto, ma dicono moltissimo. Il decreto semplificazione ha portato un aumento, ad esempio, dell'ausiliare della sosta e non di pattuglie sulla strada. E questo è molto grave, perché le ultime statistiche ACI-ISTAT dicono che si danno pochissime multe per le infrazioni pericolose al codice della strada. In questo senso, se i divieti di sosta a livello nazionale incidono per l'80% del numero delle multe date, non so se vi sorprenderà sapere che si parlava prima dell'uso del cellulare, che è una delle cause più importanti dell'incidentalità. Voi sapete che in Italia l'incidenza delle multe per l'uso del cellulare è dello 0,8%, cioè 0,8% delle multe soltanto per l'uso del cellulare. L'uso del casco lo 0,32%, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che determina quasi il 10% degli incidenti, lo 0,07% delle multe. Cioè, questi sono dati che sottolineano il fatto che le forze dell'ordine devono, fanno quello che possono, io non voglio puntare il dito, però non si può vedere dei comuni che hanno tutto quello che incassano, fanno cassa sulle multe e sui divieti per divieti di sosta e non c'è un controllo, un'adeguata sanzione per invece quello che sono le infrazioni pericolosissime che determinano gli incidenti veri e propri. Ecco, io mi fermerei qua che non voglio parlare troppo. Poi se volete vi dirò anche cosa si può fare da un punto di vista e cosa sta facendo invece il mondo dell'automobile per intervenire e dare un senso alla riduzione dell'incidentalità con la tecnologia, che è un altro argomento molto importante e molte cose si stanno facendo. Grazie. Ci ha lasciati di stucco con questi numeri, ma ci saprebbe dire anche l'eccesso di velocità, che percentuale di multe ha, così tanto per avere un quadro completo. Ma dunque, io adesso mi sostituisco un po', visti i confronti che abbiamo spesso con le forze dell'ordine, come diceva il dottor Caprotti. Partiamo da quel famoso 0,30 del fatto del perché le forze dell'ordine non riescono a colpire la distrazione. Da circa 18 mesi, e non guardiamo ai colori del governo, giace nei cassetti del Parlamento, avendo superato la Commissione Trasporti, il fatto che alla prima infrazione di uno che viene trovato col cellulare ci sono 7 giorni in cui la patente viene ritirata con la triplicare la sanzione. A febbraio il governo ha dato parere favorevole nel decreto milleproroghe al fatto di unire le biciclette al monopattino, così, sic et simpliciter. È rimasta però nel cassetto la distrazione, che è la causa e di cui si parla pochissimo, e devo ringraziare i giornali che ogni tanto ci danno una mano, però dobbiamo anche dire che noi ci mettiamo nei panni delle forze dell'ordine. Voi mi potete spiegare come è possibile per le forze dell'ordine sapere che questa è una causa di distrazione e non solo parlo di decessi ma anche di feriti gravi, quando io tolgo 3 punti dalla patente che possono essere riguadagnati in maniera, lo sappiamo tutti come, leggi internet, e 165 euro. Allora dobbiamo metterci una mano sulla coscienza, perché, ritornando Laura ad un discorso che faceva lei, il problema si è spostato, siamo andati negli over. Per quanto riguarda le sanzioni
sulla velocità, sull'alcolemia, i giovani, guardate un po', sono più bravi degli over. Quindi abbiamo quel problema che diceva prima il giornalista, in cui viviamo un momento in cui le forze dell'ordine cercano di fare tutto quello che possono fare e, ribadiamo, con gli organici che ci sono poi dall'anno scorso in poi, mettetevi voi nei loro panni, quando devono guardare oltre a quello che accade a livello di furti, a livello di reati, a livello di reati anche stradali, anche il discorso della pandemia. E non c'è stato cenno del governo per aumentare gli organici. Certo che l'Europa ci viene incontro. Quest'anno ha finalmente, e ribatto finalmente, deciso che dal 2022 le auto di nuova produzione avranno tre importanti dispositivi. Il primo è l'ISA, che è l'acronimo di Intelligence Safety Automation, e quindi quando questa l'auto, noi non so se che auto avete, le ultime auto, sul cruscotto segnano la velocità che devi tenere in quel tratto di strada. Ebbene, questo dispositivo la fa tenere forzosamente. Quindi siamo arrivati a questo punto, cioè che dobbiamo, la macchina deve sostituirsi a noi nella guida, perché noi non siamo capaci di moderare la velocità. I 50 non vengono rispettati. Poi abbiamo la scatola nera, che è già di uso in tantissime macchine. Poi per l'alcolemia abbiamo l'alcol lock dal 2022. Questo è un dispositivo molto importante che praticamente impedisce l'avvio del veicolo in presenza di un tasso superiore a quello previsto dalla legge. Quindi tutto questo, diciamo, sentire della Commissione europea non è sentito dagli stati, diciamo, europei, perché ognuno va un po' per suo conto. Quindi abbiamo delle regole diverse, anche se l'Europa ha promesso che nel tempo chi commette un'infrazione in Italia è presente anche in Francia, e quindi si possono accomunare queste cose. Voglio tornare per un attimo all'incidente stradale che diceva prima il dottor Rondoni. È difficile vedere sui giornali, per problemi legali e assicurativi che voi potete immaginare, il fatto che uno perda il controllo e praticamente, si chiama sinistrosità autonoma, aumentata nell'ultimo anno del 45%, si pensa sempre, o un malore, voi leggerete sempre questa frase, o un malore, o la distrazione. Perché leggete questa frase? Perché le forze dell'ordine non possono controllare il WhatsApp, che è su internet, ma devono controllare i messaggi solo nel caso di decesso. Quindi vedete, in questo ginepraio non ne usciamo se non seriamente viene preso, da chi sia al governo non mi interessa, delle serie disposizioni da dare alle forze dell'ordine per poter calmierare questo problema. Perché se no non ci arriviamo mai. Noi parliamo di educazione e, ben detto prima, l'educazione civica sta degradando. Ultimamente poi a livello psicologico, ne abbiamo parlato con il distretto sanitario, si aggiunge un problema non piccolo, quella sinistrosità autonoma, quella distrazione che proviene non solo più dal cellulare, ma anche da una situazione socio-economica che pone il nostro cervello, diciamo anche a livello economico, nelle case, un nervosismo che sta salendo. Quindi quando andiamo in macchina ci poniamo un obiettivo di arrivo, tutto ciò che si frappone in mezzo a quell'obiettivo ci dà fastidio, sia esso da pedone, sia quando indossiamo, come dico io, le diverse magliette. Abbiamo comunque sempre ragione, ci arrabbiamo sempre. O il pedone si arrabbia con l'automobilista, o l'automobilista col pedone, col motociclista, adesso si sono aggiunti i monopattinisti. Abbiamo le corsie ciclabili libere. Cosa vuol dire le corsie ciclabili libere? Tutti i comuni hanno praticamente dato il via a questa mobilità dolce, ma dietro a questa mobilità dolce non ci deve essere solo il sopruso, ci deve essere anche una educazione che manca
a partire forse dai grandi, chiamiamoli così, perché se vediamo che i dati vanno sui noi in Emilia Romagna abbiamo 850.000 persone che hanno dai 75 anni in su. Questo degli anziani è un problema che noi come Regione Emilia abbiamo già posto con un corso libero, si chiamava Liberi di guidare sempre, ebbene sappiate che sono venuti in pochi, perché c'è paura che la patente venga ritirata. C'è bisogno di un refresh, perché chi ha preso la patente 60 anni fa, 50 anni fa, ovviamente non ha un senso della cartellonistica stradale di quello che accade oggi. Quindi quello che noi chiediamo in mezzo a questo silenzio, e delle volte alziamo la mano, noi facciamo varie campagne, scusate, cominciamo dalle materne con la patente sul triciclo. Vi posso dire che i bambini sono molto più attenti dei grandi. I danni dicono sì, annuiscono, poi quando sono sulla strada invece gli succede. Pensate che oggi la terza infrazione in Emilia Romagna è il passaggio col rosso. La prima è la velocità. La seconda è la mancanza di uso della cintura di sicurezza. Quindi siamo ancora a livello di qualcuno che va a comprare dai cinesi il dispositivo che non fa più fare il cicalino alla macchina. Quindi guardate in queste cose che ho esposto, in che condizioni noi possiamo dire, quando ovviamente la mediaticità si interessa soltanto quando accade un caso eclatante. Allora sì, se ne parla. Se no, non se ne parla mai. Ma se ogni anno in Italia muoiono 3.800 persone, è come un paese intero che se ne va. E l'altra cosa importante, sono i 24.700 persone nel 2019 che sono rimaste con un handicap. Perché noi parliamo sempre dei decessi, e per carità di Dio, ma quelli che rimangono offesi tutta la vita per una distrazione, per un non rispetto dell'altro. Quindi manca il rispetto sulla strada, ma questo dobbiamo costruirlo. Sì, noi, però probabilmente c'è un degrado così grande a livello civico, e lo vediamo tutti i giorni leggendo i giornali cosa sta accadendo, poi in presenza di una pandemia aumenta ancora di più questo senso di impunità che ci prende anche quando siamo in auto, quando siamo pedone. Perché non è che il pedone non usa il cellulare, il pedone mi usa il cellulare quando passa per la strada. Ricordiamo gli effetti dell'omicidio stradale, che non è solo sull'omicidio, ma è sulle lesioni gravi e meno gravi, dove si giocano tantissime cose a querele. E quindi vedete un po' come la gente forse non sa che cosa può accadere per un secondo di distrazione. Scusate se l'ho tenuta lunga, ma certe cose vanno dette, sperando sempre che qualcuno, come dicevo prima, ci possa ascoltare. Presidente, no, io la ringrazio. Le chiederei anzi di volerci rispiegare un attimo. L'alcol lock, quindi, è un meccanismo che dal 2022 diventerà obbligatorio nelle nuove macchine. Quindi, e cosa riesce? Riesce a riconoscere la litosi per rilevare... Esattamente così. In Svezia è già presente in alcune auto dove l'autista ha causato un incidente, quindi viene reso obbligatorio. È un dispositivo semplicissimo che praticamente quando io salgo in macchina, prima di mettere la chiave, o anche la chiave la posso mettere, devo soffiare e l'avvio della macchina dipende dal tasso alcolemico che ho. Ci sarà per le macchine di nuova produzione dal 2022, poi pian piano si dovrebbe andare avanti. In Italia, lo devo dire, devo ringraziare, non mi ricordo se Anna Maria o se si ricorda, è presente solo in un paesino della Lombardia dove un sindaco, al di là delle disposizioni del codice della strada, in accordo con i genitori, l'ha messo sullo scuolabus per dare proprio il senso di sicurezza ai genitori, perché molte volte accade anche che gli scuolabus oppure chi vanno a fare delle gite. Quindi questo sindaco, contrariamente a quello che è la legge, non gli importa nulla, ha avuto l'assenso dei genitori per impiantare questo alcol lock, primo in Italia, che ha fatto questo esperimento. E noi
stiamo cercando in qualche maniera di riuscire ad immettere anche nella regione, cominciando casomai dagli scuolabus, oppure adesso non ci sono più le gite, però insomma anche le gite, come ricorderete, era un problema non piccolo, però questo dispositivo, dottoressa Gucci, potrebbe aiutare moltissimo, anche perché, ripeto, da quello che io parlo di Bologna città metropolitana, dai controlli che vengono fatti, il problema sta dai 55 anni in su. E questo quindi conferma che la vostra azione, la patente col riciclo, quindi l'educazione, si deve insegnare ai ragazzi, perché evidentemente dai 55 in su vuol dire noi siamo quelli indisciplinati. Del resto io fumavo, e non mi vergogno a dirlo, che molte volte finivo di fumare la sigaretta e la buttavo dal finestrino, come pure se qualcuno mangiava una merendina, aveva quella piccola pellicola trasparente, la buttava dal finestrino. Quindi noi siamo quelli della mia generazione, io intendo dire, quelli che hanno avuto meno abitudine del senso civico, che noi dobbiamo però riportare come educazione che nasce fin dall'inizio, perché io sono rimasta atterrita, Presidente, dal fatto di dover prendere una macchina nuova che magari deve decidere per mio conto che devo rallentare. Cioè mi sembra una cosa soprannaturale, cioè io accetto la... Abbiamo capito tutti che la cintura di sicurezza ci può salvare la vita, la usiamo, escluso qualche scellerato, vorrei dire. Però arrivare a dover aver progettato, dover autorizzato e reso fruibile uno strumento che si sovrappone al volere dell'uomo, della persona, voglio dire, è incredibile, no? E quindi se tu schiacci fino a 80, il limite è 50, quello ti toglie 30. Quindi siamo veramente al di fuori del ragionevole. Prima di dare la parola però agli altri utenti della strada, perché noi parliamo sempre di macchine e motori, io vorrei dare la parola anche al Silvano Antonelli, che rappresenta i ciclisti. Vorrei chiedere appunto al dottor Caprotti se lui ha la percentuale delle multe fatte per eccesso di velocità, perché ritengo che la velocità debba essere analizzata con un attimo d'attenzione, proprio anche in riferimento alle biciclette e monopattini, perché la velocità ha molti aspetti. C'è il dottor Caprotti? Sì. Io purtroppo ho un dato non freschissimo, un dato del 2018, le multe per eccesso di velocità erano soltanto il 5,2% sul totale, nel 2019 sono aumentate del 35%, però non ho un dato assoluto e comunque mi sembra che comunque sia sempre molto basso, perché comunque siamo sempre sotto, al di sotto del 7-8%, quando invece credo che sia uno dei primi almeno motivi, insieme alla distrazione, dell'incidentalità. Mi ricollego soltanto un attimo alle ultime cose che sono state dette riguardo alla tecnologia sulle auto. Purtroppo temo che quel discorso che si faceva sull'alcol test, che verrà probabilmente inserito come dispositivo obbligatorio a bordo, credo che le legislazioni nazionali però poi non lasceranno passare in maniera automatica che questi dispositivi debbano essere, cioè che debbano essere presenti a bordo, sì, ma temo che ci sarà lasciata la possibilità di disinserirli. Quindi torniamo sempre al punto di partenza, cioè che la volontà e l'educazione personale è alla base di tutto, e purtroppo non se ne esce da questo. E quindi i cinesi, gli si apre un nuovo mercato per come disinstallare l'alcol lock. Non è una cosa di software, è una possibilità che viene data come il limitatore di velocità. Già tantissime auto oggi hanno montato la possibilità di inserire il limitatore di velocità col cruise control. Il problema è che sta alla coscienza di chi guida inserirlo o meno. La tecnologia mette a disposizione un milione di opportunità per aumentare la sicurezza.
bisogna vedere se chi ha questa tecnologia a bordo, e ovviamente non tutti ce l'hanno, poi ha anche voglia di inserirla e di farla funzionare. A questo proposito, e così concludo anche quello che stavo dicendo prima, c'è anche da dire che da un punto di vista tecnologico le auto moderne stanno facendo tantissimo. I famosi ADAS, cioè i dispositivi di sicurezza presenti a bordo, c'è uno studio, ad esempio, che della Continental, che rivelava di pochi mesi fa che un veicolo immatricolato da più di 15 anni presenta quasi il 50% di probabilità in più di essere coinvolto in un incidente stradale grave rispetto a uno immatricolato solo 2 anni fa. Cioè la modernità del mezzo è importantissimo dal punto di vista della sicurezza. Un altro studio di ACI insieme a Bosch con il Politecnico di Torino ha stabilito che la presenza a bordo di un sistema attivo di assistenza alla frenata, ad esempio, riduce del 45% il rischio di tamponamento. Quindi tutto questo è per dire cosa? È per dire che dove non arriva la educazione personale e la capacità personale di essere prudenti in auto, può arrivare la tecnologia. Puntiamo molto su questo aspetto. È chiaro che sono dispositivi costosi, sono dispositivi che incidono tantissimo negli optional, nel prezzo di un'automobile, però averli a bordo è veramente molto molto importante. È molto interessante, dottor Caprotti. Purtroppo stiamo vivendo anche una grande crisi economica e mi risulta che vi sia un grandissimo numero di autoveicoli che viaggiano senza assicurazione. Quindi questo diventa un nuovo aspetto del problema da analizzare, perché poi ti succede l'incidente, chi ti investe magari non è assicurato, questo apre un nuovo scenario, no? Assolutamente. Del resto io non ho dati aggiornati di quanti mezzi si stima siano viaggianti senza assicurazioni, ma appare evidente che in una situazione drammatica economicamente come quella che stiamo vivendo, questi dati vanno sicuramente a peggiorare. Quindi non solo non acquisteremo macchine nuove, ma ci troveremo costretti a rischiare non solo l'incidente, ma anche il mancato risarcimento. Però insomma, questi poi sono altri temi. Allora, se abbiamo... No, è un tema importante, dottoressa. Lei ha messo il dito sulla piaga. La faccenda delle assicurazioni, noi siamo in contatto col Ministero e ci mandò il problema delle assicurazioni aggiornato, credo, al 2019. Ora, abbiamo diverse modalità, nel senso che chi ha la moto l'assicura solo in estate, chi ha la macchina e non la usa la può fare a periodi. L'assicurazione può essere fatta anche in un'assicurazione extra Italia, in Romania, in Belgio, in Marocco. Dove... E quindi tutto questo concorre ad andare, diciamo, a pagare sempre meno, perché come diceva lei, la crisi, ma anche una crisi la crisi della furbizia a noi italiani non ci passa mai. C'è un problema non piccolo che riguarda invece, una volta c'era questo fondo per le vittime della strada senza assicurazione, che è stato, e questo non lo dice nessuno, notevolmente ridotto. Quindi quando io ho un danno con un non assicurato, i miei problemi diventano molto grossi. Oggi però il Ministero ci mette a disposizione, non da oggi, una app che io consiglio che tutti dobbiamo avere sul nostro cellulare. L'app si chiama iPatente. Questa app, quando oltre a dirci quando dobbiamo fare il bollo, quando scade l'assicurazione, i nostri dati, tutto quello, perché è del Ministero dei Trasporti, digitando sul cellulare ci dice anche se la macchina con la quale abbiamo avuto l'incidente è assicurata o meno. Quindi è importante anche questo, un suggerimento che come educazione non sarebbe male che tutti noi avessimo questo iPatente sul nostro cellulare. Le assicuro che la faccenda delle assicurazioni è tenuta in grande rilievo, diciamo, dal Ministero, però insomma... aumentano molto, molto gli incidenti che praticamente
con veicoli, ma anche mezzi pesanti, che non hanno assicurazione. Quindi c'è un certo, come si può dire, lo chiamiamo buonismo anche qui, quindi parlavamo di repressione prima, e insomma non sarebbe male cominciare, per esempio, ad agire su queste leggi che oggi sono molto tenui nei rispetti di chi non rispetta il codice della strada. Se posso dare una cifra che mi è stata chiesta prima, siamo a livello di stime, perché ovviamente non c'è un numero ufficiale e sicuro delle auto che circolano senza assicurazione, però l'ANIA stimava a fine 2020 2,6 milioni di auto in circolazione in Italia prive di assicurazione, pari al 6%, è una cifra mostruosa. Mostruosa, mostruosa, dottor Caprò. È ancora più mostruosa, perché qua sì, è un problema che incide poi sui risarcimenti. Esatto. Che incide invece sulla nostra sicurezza e sulla nostra salute. Credo sia ancora più mostruoso il dato che segnala che 2 automezzi su 10 circolano senza la revisione periodica. Esatto. Che è un altro grosso problema. Cioè, non vuol dire che un'auto che non ha fatto la revisione è per forza un'auto insicura, però insomma è un'auto che non è stata controllata. Lasciamo poi perdere che le revisioni in Italia vengono fatte all'acqua di rose e che passano la revisione delle auto che non dovrebbero passare, ma questo è tutto un altro problema. Ma 2 auto su 10, per ovviamente anche il fatto influenzato dai costi alti, o anche se non altissimi, perché costa circa 70 euro fare la revisione dell'auto, però in questo momento anche 70 euro incidono nel bilancio familiare, e capisco le persone che per una questione economica magari tendono a non farla, a costo di avere delle sanzioni fortissime a livello di multa e ancora di più dei problemi fortissimi a livello di sicurezza stradale. Recentemente ho visto un cartello che diceva 20 euro, revisiona la tua macchina, perderai solo 55 minuti. Ora, io non posso, ma non sono un meccanico e non mi intendo di motori, ma non posso pensare che in 55 minuti si possa revisionare una macchina. E del resto il dato, 2,6 milioni di macchine che viaggiano senza assicurazione, fa paura, fa veramente paura, perché se ti creano un danno non puoi sicuramente andare a chiedere un risarcimento, perché siamo ben consapevoli che una causa dura 10 anni, quindi hai fatto in tempo campacavallo, si dice a Firenze. Ma io vorrei sentire come ci vedono i ciclisti, vorrei avere il parere anche di Silvano Antonelli. Sì, buongiorno. Compaio semplicemente con un numero perché non ho avuto l'accortezza di mettere il mio nome e cognome. Silvano Antonelli, qui a rappresentare per quel che può il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, un gruppo dirigente che si è recentemente insediato in sostituzione di quello precedente, e che in un qualche modo, nelle sue intenzioni, c'è la precisa volontà di interessarsi di sicurezza innanzitutto dalla parte che ci compete e possibilmente dare anche un contributo a quello che è il discorso della sicurezza più in generale, la mobilità. Mi fa piacere salutare il presidente Sorbi e ringraziare la professoressa Gucci, e un saluto cordiale a tutti quanti gli altri signori e amici che sono presenti. Io sono un po' sbalzato. Alessandro, un attimo, presidente Sorbi, può chiudere il microfono? Così sentiamo meglio, grazie. Sono un po' sbalzato in questa videoconferenza, però il titolo che si è data è certamente un qualche cosa che ci attrae. Quello di come promuovere l'educazione stradale. Io ho ascoltato con molto interesse ciò che hanno detto coloro i quali mi hanno preceduto, e mi domando che tipo di contributo, non tanto io personalmente quanto il ciclismo sportivo, possa dare a un contesto di questo genere.
Io credo che ci siano degli aspetti che magari sono stati trascurati e che in un qualche modo possono rappresentare un tentativo di contributo che il ciclismo dà. E cioè, in particolare, la promozione del volontariato dedicato alla prevenzione e quindi alla sicurezza. E la sicurezza non è solo un problema di norme, di applicazione e di fiscalità nell'applicarle, ma è un problema di cultura, un problema di responsabilità. Noi nel nostro piccolo siamo soggetti autodeterminati in quello che fanno. Quindi una gara ciclistica, voi pensate, io appartengo alla categoria, non lo so, degli irresponsabili o di che altra natura, cioè direttori di corsa, che decidono volontariamente e gratuitamente di esporsi alla responsabilità, non solo morale ma giuridica, davvero, di mettersi una bella domenica a gestire 100-150 ragazzi con 30-40 macchine al seguito e portarli a spasso per una distanza da 80-100-150 chilometri per diverse ore, dovendo bloccare noi in maniera autodeterminata il traffico nel momento e soltanto nel momento in cui transitano questi ragazzi. Quanti altri hanno la professionalità, la disponibilità e l'umiltà di farlo gratuitamente per il bene dello sport? Allora c'è da domandarsi, il ciclismo è un elemento di disturbo alla normale circolazione? È una crescita del rischio? Oppure può essere visto anche come un momento di formazione e di prevenzione? Perché nel momento in cui noi ipotizziamo e dobbiamo gestire una gara, dobbiamo avere la cultura del mettere in sicurezza un percorso e quindi di interfacciare tutto ciò che voi avete detto come effetti di mancato fair play, di mancata educazione, di inosservanza delle norme, interfacciare tutto questo col fatto che noi facciamo gareggiare 100-150 ragazzi, figli degli altri, li dobbiamo riportare a casa sani e salvi anche dopo. Allora volontariamente, in maniera autodeterminata, ci stiamo formando a capire che cos'è esattamente la prevenzione da un punto di vista culturale e professionale delle norme messe in pratica. E quindi da questo punto di vista, senza farlo tanta lunga in questa sede, credo che ci sia bisogno di interfacciarci sempre di più con voi e con l'istituzione, in un particolare in questo caso con quanto pregevolmente fa la Regione Emilia-Romagna con il suo osservatorio sulla sicurezza stradale, perché probabilmente possiamo essere utili. Lo siamo perché noi insegniamo ai bambini di essere prudenti, gli insegniamo di governare il mezzo su cui siedono e pedalano, li portiamo in allenamento in mezzo al traffico. Quindi noi siamo soggetto debole rispetto alle intemperanze degli automobilisti, al tempo stesso un momento di educazione ai giovani a capire dove sta il pericolo, a conoscere le regole e come devono comportarsi per autotutelarsi. Questo secondo me è un patrimonio in un qualche modo da scoprire. E quando parliamo di sicurezza legata alle competizioni sportive, credo che si possa fare un attento riferimento proprio al fatto che il ciclismo in maniera autodeterminata ha sviluppato forme di volontariato che potrebbero essere applicate con i dovuti distinguo anche per la viabilità ordinaria. Io, cari amici, consentitemi di chiamarmi così, soffro maledettamente quando vedo testi scritti sugli ausiliari del traffico, usando un eufemismo traffico, in realtà è semplicemente repressione, volontariato applicato alla necessità di fare cassetta, certo, anche ordine, ovviamente, ma fondamentalmente di traffico, non gestiscono nulla. Eppure il legislatore si è impegnato su questo. Dall'altra parte, noi vediamo che le forze di polizia sempre meno hanno la possibilità di presidiare le strade, e sempre di più, ma anche per via efficacia, chi si affida ai controlli di rilevazione automatica, perché questi hanno comunque una loro deterrenza. Sempre meno presidiano le strade. Io sono d'accordo col presidente Sgorbi, con altri e anche con le stesse forze di polizia, che ci sarebbe bisogno di più controllo
sulle strade. Allora, perché il volontariato da questo punto di vista è totalmente ignorato? E io intendo il volontariato nella sua forma nobile, quella della prevenzione, dell'educazione, non della repressione, quella quando è necessario finiamola le forze di polizia. E non voglio fare confusione io fra queste cose. Quindi come noi usiamo questi volontari di fronte alle scuole che fanno un servizio importantissimo per garantire l'attraversamento stradale ai bambini? Ma perché non pensare al volontariato un attimino più diffuso e più acculturato e anche con facoltà di intervento per la viabilità ordinaria? Noi nel nostro piccolo, insomma, siamo entrati anche nel codice della strada con le scorte tecniche alle varie ciclistiche. Sono dei volontari che con la loro moto sostituiscono quello che un tempo era la presenza della polizia stradale. Noi presidiamo gli incroci con facoltà di regolare il traffico con gli addetti alle segnalazioni aggiuntive, anche questi come le scorte tecniche, soggetti che fanno un corso e hanno un'abilitazione rilasciata al Ministero dell'Interno. Concludo. Perché allora non pensare che questo tipo di volontariato, questo di invito al fair play e all'educazione, possa essere maggiormente diffuso, riconosciuto e utilizzato per la viabilità ordinaria? Questo è l'interrogativo che pongo e credo che il ciclismo da questo punto di vista possa essere un esempio convincente da estendere e da adattare ovviamente nelle forme più opportune. Grazie della vostra attenzione. Grazie di questo, Silvano, grazie di questo appassionato intervento. Prima di risponderle vorrei introdurre la professoressa Franca Ferroni dell'Istituto Serpieri, perché so che ha un impegno e fra poco ci dovrà lasciare. Professoressa. Buongiorno a tutti, io sono la professoressa Ferroni, qui di fianco a me vedete uno studente, ve ne ho portato uno solo perché oggi per la scuola è una giornata importante, anche perché è la giornata della memoria e quindi a scuola ci sono tante attività legate a questo. Però il Serpieri è una scuola che è stata sempre in collaborazione con l'osservatorio e anche con l'FMI, a fianco a me infatti c'è la dottoressa Monica Fabbri dell'FMI. Siamo sempre stati molto, molto, saluto il presidente e anche la dottoressa Orsi con cui collaboriamo sempre molto volentieri e molto bene. Il Serpieri è molto attivo sul fronte dell'educazione stradale, organizza attività per i suoi studenti e anche quest'anno, nonostante il Covid, abbiamo anche recuperato quello della primavera dell'anno scorso, quindi nel nostro campo prova che abbiamo, ovviamente non abbiamo potuto usare i simulatori di guida che sono presenti perché ovviamente in questo momento non era possibile, ma nel campo prova abbiamo continuato l'attività di educazione stradale. Perché? Perché in realtà i ragazzi vanno educati sul campo, vanno formati a quella che oggi è diventata anche educazione civica, riconosciuta come materia all'interno della scuola. I ragazzi vanno condotti a comportamenti che sono importanti, perché la strada non è altro che la vita, perché sulla strada si condividono i comportamenti, sulla strada ci sono dei comportamenti che hanno implicazioni sugli altri, quindi la strada è uno spazio condiviso e quindi è uno spazio in cui si impara il rispetto delle regole, non per l'obbedienza che, come diceva Don Milani, non sempre è una virtù, ma il rispetto della regola con la consapevolezza che il mancato rispetto va a ledere il diritto di qualcun altro. E quindi è questo estremamente importante. Quindi i ragazzi vengono educati sul campo e rispondono sempre bene. Il Serpieri fa educazione stradale anche alle altre scuole, perché noi insieme all'FMI, alla Polizia Municipale, grazie al contributo anche dell'Osservatorio, siamo riusciti a organizzare educazione stradale per tutte le scuole. Anche in questo momento noi stiamo preparando, all'interno di un progetto dell'Ufficio Scolastico Provinciale, stiamo preparando un kit sull'educazione stradale che è legata anche alla bicicletta, no? Così per coinvolgere un po' anche i ciclisti, alla bicicletta per le scuole elementari. Poi stiamo preparando del materiale per le scuole medie sulla bicicletta e sul motorino,
insieme al dottor Corbascio, che è un medico che gli parla degli effetti delle sostanze sulla strada, cosa succede se assumi una sostanza, sull'attenzione, quindi il problema dei cellulari. Quindi veramente lavoriamo sul discorso strada tutto tondo. E i nostri ragazzi vengono formati sempre, quando possiamo facciamo dei progetti anche sulle quarte e le quinte, e lì facciamo dei progetti in cui abbiamo fatto dei progetti in cui partecipavano anche le persone adulte, per cui proprio si mettevano sulla strada le diverse età, perché per i giovani le persone di una certa età sono un po' dei tontoloni che intralciano la strada, per quelli di una certa età i giovani sono quei delinquenti che sfrecciano. Quindi abbiamo fatto dialogare nel campo prova queste due generazioni ed è stato bellissimo. Quindi ragazzi, se li si guida e se si sta con loro e si educano non con la prosopopea o con la convinzione di dire basta, ma con l'esempio e stando in mezzo a loro, i ragazzi rispondono e rispondono sempre molto molto bene. Adesso vi lascio parlare il mio studente. Sono tutti i miei studenti, anche questo è proprio il mio studente, però in generale qui sono tutti i nostri studenti, insomma. Salve a tutti, sono uno studente del quinto anno dell'Istituto Serpieri e confermo tutte le nozioni della mia professoressa e confermo sia personalmente, però anche come feedback generale da parte di amici e compagni, che per noi è importante fare queste cose per avere la consapevolezza che in strada si è come singoli, come individuo, ma bisogna essere attenti a comunque preservare la sicurezza sia di se stessi sia degli altri. Ho partecipato personalmente a vari progetti, anche a Vivi la strada, e comunque attraverso questi abbiamo potuto imparare nozioni importanti, però in un modo diverso che non sia stare seduti al banco. E sono dei progetti che consiglierei per le generazioni future, perché poi io lascerò questa scuola, speriamo. E niente, comunque è stato tutto molto bello e l'abbiamo provato davvero molto importante, che ci ha dato l'opportunità di crescere ancora un po'. Il tuo nome, ci piacerebbe sapere come ti chiami e quanti anni hai. E mi chiamo Monaco Angelo e quest'anno devo fare i 19 anni, quindi per adesso ne ho 18. È stato un piacere perché ci hai portato una voce fresca, una voce nuova, ci hai portato un esempio, perché francamente sentire la professoressa Ferroni che ci racconta come la scuola italiana, di cui non vogliamo più sentir parlare di banchi, di rotelle, noi vogliamo parlare dell'eccellenza del nostro paese, dell'eccellente cultura che noi cerchiamo di dare ai nostri giovani e di trasferire. Siamo tutti ben concentrati, prima di lasciare la parola al presidente Sorbi per le conclusioni. Abbiamo tirato fuori tanti argomenti particolarmente interessanti, però mi pare di capire che sotto ogni punto di vista e sotto ogni aspetto affrontato, l'Emilia Romagna ci appare come una regione leader in questo argomento. E allora vorrei lanciare, visto che questo è il nostro primo webinar di una serie di incontri che si svolgeranno, vorrei lanciare il cappello al presidente Sorbi, che è sempre attivo, competente ed appassionato, e vorrei dire: cominciamo a pensare di fare un progetto comunitario dove la regione Emilia-Romagna si pone come eccellenza di un progetto che coinvolga tutti, perché lei ci ha raccontato, presidente, le cose interessantissime. La app Hai Patente, io credo che pochissimi la conoscano. Abbiamo avuto i nostri giornalisti, il dottor Rondoni e il dottor Caprotti, che con attenzione e passione ci hanno raccontato come noi giornalisti possiamo migliorare la comunicazione, possiamo trasformare un veicolo
interessante, un veicolo di avvicinamento, un veicolo di prevenzione anche dalla gestione e dalla redazione di articoli. Ma abbiamo sentito anche la grande passione di Silvano Antonelli, che ci rappresenta una esperienza, una volontà che in Italia sembra sia totalmente ignorata. Viene solo apprezzato il volontariato nel momento di assistenza al mondo della sanità, e non basta, non è sufficiente, perché chi ha esperienza, chi ha ricoperto ruoli importanti, chi è appassionato, appassionato di gentilezza e di rispetto reciproco, potrà insegnare il rispetto insieme a una materia come il codice della strada. Ora a me viene in mente, e ho pensato molto mentre Silvano Antonelli parlava, a quella grande nave americana a San Francisco, ora non mi ricordo nemmeno come si chiama, però dove tutti i veterans raccontano, la Midway a San Diego, mi dicono, dove tutti i veterans raccontano ai ragazzi con passione, competenza e con una conoscenza, una gentilezza profonda, piena di cultura e di amore e di passione, raccontano le storie, la guerra, ma anche i funzionamenti dei meccanismi meccanici o dei meccanismi di utilizzo di strumentazioni. Quindi avere la possibilità di persone che fanno con passione un'assistenza, un affiancamento a livello volontario è un'esperienza anche quella da valorizzare. Però vorrei sentire il nostro presidente cosa ci dice in chiusura di questo interessante webinar. Dottor Sorbi deve accendere il microfono. Ricomincio e dico grazie al dottor Antonelli e al signor Antonelli. Fossero tutti come lui ciclisti, non ci sarebbero tanti problemi. Ma noi abbiamo delle città medievali dove i ciclisti sui basoli e adesso anche i monopattini fanno un po' di fatica e quindi vanno sotto i portici e quindi passano col rosso. Però senza dire che per gli automobilisti, per carità, non rispettano i limiti, però la faccenda, per esempio, sulla quale noi ci battiamo, non capiamo perché ciclisti e pedoni non debbano avere in tasca il documento di riconoscimento. Questo, a mio parere, porta Antonelli ad una certa impunità, nel senso che si sfugge delle volte al controllo, a quello che tanto io poi posso andare, vado via. Questa è una cosa che abbiamo fatto presente ai ministeri da anni. E qui Antonelli mi faccio bello, rispondo anche alla signora Gucci e devo dire un grazie infinito alla Orsi, che la vedo sul video. Noi siamo stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, dottor Mattarella, e siamo arrivati a Papa Francesco per che cosa? Perché noi da anni combattiamo una battaglia, Antonelli, sul caschetto per i bambini, l'obbligatorietà del caschetto, che anche questa è passata in commissione da 0 a 10 anni, ma si è fermata in Parlamento. Poi io non voglio dire che ci siano dei motivi commerciali, dei altri motivi, perché l'unico motivo che ci spinge come osservatorio, e lo abbiamo scritto al Ministero, e il Ministero è in contatto con noi, pensate che sui monopattini ci ha fatto fare un video che è a disposizione sul sito della Regione per quanto riguarda come si deve usare il monopattino. E quindi il Ministero ci usa. Siamo arrivati, dottoressa Gucci, anche a dire siamo a vostra disposizione, ma se poi chi deve prendere decisioni non le prende, mi dispiace Antonelli, ma non è colpa di nessuno. Quindi vedremo ancora, e oggi ancora di più, pensate, nelle piste ciclabili la prima lettera che abbiamo ricevuto come osservatorio era l'associazione di handicap. Quando noi abbiamo delle piste ciclabili che hanno le bici elettriche, che già lì è un problema perché non è una bici normale, il monopattino e la carrozzina dell'handicap e
addirittura in sede mista abbiamo anche il pedone. Quindi Antonelli, per carità, noi abbiamo fatto queste campagne, come lei sa, sul ciclista, partendo dal piccolo, partendo dal grande, partendo da tutto, però probabilmente, chissà, sarà il fatto che non so, ci sentiamo, non so, più furbi di tutti. A Bologna una signora, diciamo, che si è azzardata in Strada Maggiore, mentre lei passeggiava, è stata colpita da un ciclista, si è azzardata, gli ha messo la mano sul manubrio dicendo cosa fai, gli ha sferrato un bel pugno e sono partiti dei denti e il labbro, come tutti avete visto, dottoressa che insegna o ha insegnato psicologia all'Università di Forlì. Quindi c'è, diciamo, questo agonismo che cresce tra ciclisti, pedoni, automobilisti. I sindaci hanno cercato in qualche maniera di... però diciamo che finché non si arriva ad una legislazione che possa dare alle forze dell'ordine quando io ti incontro e dico chi sei tu, e quello mi tira fuori il documento, per me il documento è una cosa, diciamo, mondiale. Perché in Italia il documento pedoni è quasi, e i ciclisti non lo devono avere, è quasi, perdonatemi se lo dico, un razzismo al contrario verso chi ha la patente. E quindi i ciclisti e i monopattinisti, e ricordatevi una cosa, che il monopattino non è facile da guidare perché ha un equilibrio molto particolare, ma la gente lo prende come comprare un chilo di tortellini, e questa è una cosa che mi dispiace perché manca la formazione. Addirittura in febbraio il ministero le ha equiparate alle biciclette, quindi non è importante che abbiano nemmeno la conoscenza del codice della strada. E non sono biciclette, perché vanno ai 25. E sappiamo che a Bologna fanno le corse, e quindi erano ai 50, ai 75, vanno in due, la mamma accompagna il bambino a scuola la mattina. Quindi proprio c'è una impunità civica che ci dispiace dire, torniamo al discorso iniziale, che probabilmente ci porta in questo problema, chiamiamolo pandemico, ma secondo me non è solo pandemico, ad una maleducazione verso l'altro. Non rispettiamo l'altro. E ci scordiamo, per esempio, tornando al discorso di prima, vorrei concludere con questo, chi guida, guida e basta. Ma non è così. Presidente, io la ringrazio e direi che ha aperto il dottor Rondoni dicendo siamo tutti sulla stessa strada. È un po' come nella vita, no? Ognuno ricopre un ruolo diverso, però abbiamo bisogno di un'integrazione, di professionalità, di competenze, di studi rivolgendoci ai giovani. E questa gentilezza che manca e porta proprio a quel rispetto reciproco. Quindi io vorrei ringraziare tutti voi perché ogni contributo ci ha raccontato uno spaccato particolare e ci ha fatto molto crescere. Io vorrei ringraziare, in quanto noi siamo le organizzazioni in supporto all'Osservatorio e dalla Regione Emilia-Romagna, questo nostro primo incontro è stato l'incontro più complicato perché abbiamo dovuto mettere in piedi un format che poi verrà replicato. Abbiamo avuto da voi idee, spunti, abbiamo sentito non soltanto la vostra competenza, ma anche la grande passione con cui ci avete raccontato le cose. Sono emersi dei numeri importanti su cui faremo un ragionamento. Ci farà molto piacere potervi ospitare nei nostri prossimi webinar. E ringraziando Anna Maria, di cui non abbiamo sentito la voce, ma che ci ha mandato con precisione e puntualità tutti i suoi commenti e le sue precisazioni, io direi che oggi comunque essere in Emilia Romagna porta dei vantaggi, perché l'osservatorio porta avanti un'attività di coordinamento con i vari stakeholder molto importante. E noi ci auguriamo che con i webinar che faremo nelle varie province dell'Emilia-Romagna, la conclusione che faremo alla presenza dell'assessore, di poter portare un piccolo contributo affinché ci si avvicini
a non soltanto zero morti sulle strade, ma a un ritorno del rispetto reciproco, che è il rispetto delle precedenze, che non è un pugno sferrato se un pedone dice qualcosa, che non è soltanto la multa fatta per eccesso di velocità, e perché soprattutto quella passione, quell'impegno che l'osservatorio e anche la professoressa Ferroni ci hanno raccontato viene messo nell'educare i giovani, perché abbiamo capito che in fondo noi over 55 siamo quelli che la sera vanno a cena a casa di amici o al ristorante, hanno bevuto un po' troppo e tornano a casa in macchina. Noi siamo da educare, ma soprattutto puntiamo a educare i giovani. Quindi io vi ringrazio, questo nostro video è stato interamente registrato, verrà messo online, visibile su Facebook, quindi tutti voi potrete promuoverlo, ci farà piacere, ci auguriamo di avere tanti visitatori e ci auguriamo che il contributo di tutti noi possa portare a sentirci, mi è piaciuto tanto, che io diventi noi, anche sulla strada, perché al di là del mezzo con cui affrontiamo le strade, siamo tutti sulla stessa strada. Vi ringrazio, auguro una buona giornata a voi, a chi ci ha voluto seguire da casa e alla prossima. Salutiamo tutti, grazie a voi, grazie a voi, arrivederci, grazie, a voi, grazie ancora del vostro contributo. Grazie per i punti, gli stimoli dei contributi, grazie molto, ne parleremo e scriveremo. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a voi. Saluto tutti, grazie. Ciao.